cantato di Cartoon Magic. Secondo voi, ragazzi, è possibile avere uno dei migliori maghi del mondo proprio qui? Sì! E avete ragione, perché Cartoon Magic, come al solito, non si smentisce mai. Ruggero, dammi una mano. Prego, perfetto, signorina. Cartoon Magic non si smentisce mai. Abbiamo anche oggi un ospite davvero pazzesco. È genovese Doc, ma molto spesso viaggia per tutto il globo. Pensate che è addirittura entrato nei Guinness dei primati per aver fatto lo show di magia più lungo al mondo. Ben 24 ore di Mamma spettacolo, mia. Vi rendete conto? E allora siamo pronti siamo a testarlo per averlo proprio qui da noi. Tutti a Cartoon insieme. Magic. Chiamiamo la magia. Oh, in alto le bacchette! È qui con noi uno dei nostri Masters of Magic! Il mago dalle gare, Gabriele Gentile! Wow, bambini, che belli che siete! Che bell'applauso che sento! Wow! Eccolo, è apparso! E allora, attenzione al mago dalle gare, perché oggi facciamo una magia basata sull'ecologia, la più bella delle magie, il riciclaggio. E quindi quando capiterà di avere un giornale come questo che diventa un rifiuto, mi raccomando bambini, mai buttarlo per terra, ma sempre nel cestino dei rifiuti, molto semplice così. Però il mio cestino è un cestino cavo, quindi il rifiuto non sparisce come per magia, il rifiuto andrebbe riciclato. E quindi basterà inserire il tubo all'interno della mia green machine e a questo punto si trasforma nella meravigliosa fabbrica del riciclaggio. E quindi attenzione bambini, mettiamo il rifiuto all'interno della mia cestino dei rifiuti, guardatelo qui, vuoto all'interno completamente e naturalmente all'interno della mia green machine completamente vuota. E basterà dire le parole magiche che quest'oggi sono riciclaggio. Proviamo? Dentro il rifiuto giriamo la rotella del riciclaggio, mi raccomando, vai! Riciclaggio! Bene, 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 bambini, la rotella sta girando, si è quasi fermata e che cosa ho ottenuto io da un rifiuto? Pensate alla magia del riciclaggio? Un giornale nuovo! Sì, è bellissima questa cosa! Ma cosa sto leggendo? Pensate, ogni giorno gli americani consumano 2,5 milioni di bottiglie di plastica all'ora, ma è un dato veramente inquietante. E allora bambini, la bottiglia di plastica la conoscete bene, eccola qua, bottiglietta di plastica, una volta utilizzata, pensate, anche questa può essere riciclata. La mettiamo all'interno del nostro tubo chiaramente, ma prima mostriamo il nostro cestino dei rifiuti completamente vuoto e mostriamo naturalmente anche la nostra fabbrica del riciclaggio, completamente vuota anche lei. È qui che avviene la magia del riciclaggio. Andiamo bambini? Come prima? Dai, dentro e tutti pronti. Vado. Sì, riciclaggio. Vediamo, vediamo, vediamo cosa ho ottenuto. Wow, non ci posso credere. Siete bravissimi. Una bottiglietta completamente nuova. Siete proprio dei bravi riciclatori, bambini. Bene, e cosa mi dite dell'alluminio? Eh sì, quante lattine, anche queste possono essere riciclate. E allora ancora una volta, il nostro cestino dei rifiuti sempre vuoto e naturalmente vuota anche la nostra green machine. Ricordatelo, sono gli elementi per riciclare nella maniera giusta. E quindi, nella raccolta differenziata dell'alluminio, butteremo il nostro rifiuto e a questo punto già lo sapete, bambini. Andiamo? Vai! Riciclaggio! E dovrebbe uscire fuori la nostra lattina! Wow! Siete dei riciclatori perfetti! Però, cari bambini, mai, dico mai, 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 mai girare la rotella al contrario. E qui la musica svanisce, perché è qualcosa di inaspettato. La macchina diventa una macchina del tempo. Fate oh! Sta girando indietro e se la fate girare indietro io sono nei guai perché ritornano tutti i miei rifiuti, ma io non li voglio i rifiuti, assolutamente non li voglio, allora li voglio buttare via dentro così. Ancora una volta andiamo avanti bambini, vai, riciclaggio, e ancora una volta abbiamo fatto sparire completamente i rifiuti, abbiamo tutto completamente pulito, perché la morale è sempre una sola, cari bambini, il nostro pianeta è uno e uno solo e noi dobbiamo viverci e quindi mi raccomando trattiamolo bene. Grazie! Il mago delle wow. gare! Gabriele Gentile! Un applausissimo! Grazie! Complimenti veramente! Oggi davvero grazie mille! Vieni, 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 Mafia!